Allora, continuiamo la nostra trasmissione e diamo il benvenuto all'avvocato Federico Pizzini. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Federico è il nostro abituale ospite per il suo punto di vista. Stasera trattiamo un paio di argomenti, mi ha annunciato l'avvocato Federico Pizzini, uno riguardante appunto di grande attualità il rapporto tra il Premier Matteo Renzi e il sindacato. Non diciamo i sindacati, il sindacato, anche perché siamo alla vigilia dello sciopero generale del prossimo 12 dicembre. E poi c'è stata questa sentenza che indubbiamente ha creato scalpore, non poco, quella sull'Eternit, dove tante famiglie, tanti morti sono rimasti così, Senza giustizia. senza giustizia. Prego, cominciamo subito. Allora, per quanto riguarda i rapporti Renzi e quindi governo-sindacati, diceva Pino Cascino che è un tema di grandissima attualità e in effetti stiamo assistendo a una rivoluzione copernicana da questo punto di vista, perché dai tempi in cui fu introdotta la concertazione tra il governo e le organizzazioni sindacali, mi riferisco al governo Ciampi, i rapporti, diciamo, che erano stati ottimi fra i governi che si sono succeduti e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL, che è il maggiore sindacato italiano. Con Renzi cambia tutto, con Renzi succede c'è una rivoluzione in questi rapporti, più che di relazioni sindacali che sono mutate, io direi che proprio è mutato il rapporto, la funzione tra i compiti che sono propri delle organizzazioni sindacali e quelle che attengono invece all'attività di governo. Renzi ha cominciato a mettere dei paletti, ha detto che le organizzazioni sindacali si debbono interessare delle problematiche del mondo del lavoro, sicuramente della contrattazione e così via, ma le organizzazioni sindacali sono portatrici, lo prevede la stessa Costituzione della Repubblica Italiana, di un interesse particolare. Di un interesse, se vogliamo, molto settoriale, che è quello della tutela, della difesa dei loro iscritti e quindi dei lavoratori. Non possono avere una visione di insieme quale quella che è propria dell'attività governativa, del potere esecutivo e non possono pretendere di sostituirsi all'attività del governo. Da questo punto di vista, l'intervento di Renzi scardina un sistema che ormai era pluridecennale in Italia e in un certo senso riduce il ruolo del sindacato. Innanzitutto Renzi dice attenzione, abbiamo, come abbiamo detto poco fa, dobbiamo fare una distinzione dei ruoli perché operiamo in settori, in ambiti completamente diversi. E in secondo luogo Renzi dice una cosa molto importante, che lo strumento dello sciopero generale, non può essere un modo surrettizio per fare politica. Ora, il governo Renzi, al di là delle diverse manifestazioni di simpatia che si possono avere verso l'attività di Renzi, sicuramente è un governo che ha portato una ventata di novità, che si sta occupando radicalmente di modifiche all'assetto istituzionale del nostro paese, modifiche profonde per quanto riguarda il settore, il mondo del lavoro. E davanti a questo ventaglio di proposte, il governo sicuramente si è caratterizzato per degli interventi che dovrebbero avere il favore delle organizzazioni sindacali, non l'opposizione, non questo braccio di ferro che la CGIL in particolare ha ingaggiato col governo Renzi. Io mi riferisco a interventi che sono sicuramente tipici di un governo di centrosinistra, se non proprio di sinistra, gli 80 euro in busta paga, le profonde modifiche degli istituti del diritto del lavoro, mi riferisco all'abolizione dei contratti precari, co.co.pro, e mi riferisco ad esempio, tassazione delle rendite finanziarie, cosa che non era mai stata fatta, alla introduzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. E mi riferisco a tutte le modifiche che propone il governo Renzi in materia di Jobs Act e quindi di welfare e istituti tipici del diritto del lavoro, di Stato sociale. Ora, a fronte di tutto ciò, ad esempio l'indennità di disoccupazione che ha una estensione generalizzata e non più settoriale come quella che c'era fino ad ora,
La opposizione della CGIL sembra francamente preconcetta per alcuni versi, per altri versi sembra, purtroppo occorre dirlo, una posizione di retroguardia, perché l'unico argomento, non trattandogli nel merito queste proposte che sono state anche, per le quali sono state anche recepite le indicazioni che sono venute in sede di commissione legislativa, e quindi si è avuta un'apertura, una disponibilità del governo che non è stato chiuso, che non è stato sordo agli interventi del Parlamento, delle forze politiche del Parlamento. A fronte di tutto questo vi è una strenua difesa dell'articolo 18. Ora, l'articolo 18, abbiamo avuto modo di dirlo altre volte, o almeno ho avuto modo di esprimere su questo argomento il mio pensiero più volte, l'articolo 18 riguarda una nicchia, riguarda un settore estremamente limitato delle controversie di lavoro. L'anno scorso si sono registrate in tutta Italia solo 3.000 cause, a fronte delle centinaia di migliaia di cause che occupano i tribunali di lavoro, 3.000 cause soltanto in materia di articolo 18. Ma Renzi dice soprattutto una cosa che è una contestazione veramente radicale, e dice: avete atteso il primo governo veramente di sinistra per indire uno sciopero generale, non l'avete fatto neanche col governo Monti, e ricordo a me stesso che la prima radicale e negativa modifica dell'articolo 18 è stata proportata dal ministro Fornero con la legge denominata appunto Fornero del governo Monti. Bene, allora non fu indetto uno sciopero generale. Oggi, anziché cercare un confronto, un dialogo col governo su tutti gli istituti dei quali ho appena parlato, vi è questa preclusione assoluta, anteponendo questo argomento, questo tema dell'articolo 18, che per quanto mi compete ritengo che sia francamente una posizione assolutamente marginale. Senti, questa sentenza Eternit, ma la sentenza che ha lasciato veramente sgomenti, diciamo. Noi nell'ultimo incontro ricorderete che ci siamo occupati di tre sentenze. Sì. Quella del processo Saviano per il clan dei Casalesi, quella del processo Cupri e quella sul terremoto dell'Aquila. Erano tre sentenze che sono intervenute nel volgere di pochi giorni, e erano tre sentenze importanti, perché tranne che per il caso Saviano, negli altri casi si erano avute delle sentenze di assoluzione che veramente gridavano vendetta, che erano suonate come inaccettabili. Ritenevamo che quello fosse il massimo dell'attualità, purtroppo i fatti di questi giorni ci hanno smentito, perché siamo costretti a occuparci di una sentenza che è di gran lunga più importante, quantomeno per gli effetti che ha avuto, perché il processo sul sisma dell'Aquila aveva avuto, purtroppo riguardava la morte di 320 persone, ma qua, per quanto riguarda il processo Eternit, l'ordine di grandezza è smisurato, perché per quanto riguarda l'Eternit, cioè gli effetti dell'amianto, si sono registrate oltre 2.000 morti, quindi vi rendete conto di che cosa significa, di quale importanza abbia questo processo e di quale peso ha avuto proprio l'attività giudiziaria che è stata posta in campo per quel processo, che vedeva la costituzione di oltre 2.000 parti civili. Ora, in primo grado è stata emessa nei confronti dell'unico imputato per quel processo, che era il legale rappresentante della Eternit, della società che produceva l'amianto, è stata emessa una sentenza molto grave di condanna a ben 16 anni di carcere. Bene, in appello la sentenza che è appena intervenuta si è limitata a dichiarare l'intervento della prescrizione, quindi non si è fatto luogo all'accertamento di una responsabilità penale. In buona sostanza, in soldoni, per dirla in termini assolutamente comprensibili a chi ci ascolta, non si è avuto un accertamento, una dichiarazione della responsabilità penale. Questo manto della prescrizione ha coperto tutto e ha impedito che si giungesse alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti di chi certamente è responsabile di queste migliaia di persone che hanno perso la vita.
Ecco, questa sentenza ovviamente ha destato l'interesse dell'opinione pubblica sul tema della prescrizione che è diventato di estrema attualità. Noi sappiamo perfettamente che nel ventennio dei governi Berlusconi si era operato quasi esclusivamente per abbreviare i termini della prescrizione, ricordo a me stesso la legge, la ex Cirielli, e cioè per rendere più difficoltosa l'accertamento della responsabilità, che si giungesse a una pronuncia sulle responsabilità penali per i fatti contestati agli imputati, e quindi è oggettivamente facile adesso dire che bisogna intervenire per modificare la prescrizione, l'istituto della prescrizione. La prescrizione storicamente è stata introdotta e aveva la funzione di evitare che un imputato potesse rimanere tale a tempo indefinito, ma l'effetto non può essere quello distorto di capovolgere i termini della questione e di rendere non più condannabili in sede penale coloro che sono responsabili di reati. Ora, il mondo politico dice di voler radicalmente modificare questo istituto sotto la pressione dell'opinione pubblica nazionale, sotto l'intervento anche del capo dello Stato in questa materia. Ora, l'istituto della prescrizione è certamente un istituto che ha drogato molte vicende processuali. Riferisco e ricordo a me stesso che una percentuale molto elevata di reati in Italia non giungono a sentenza proprio perché interviene la prescrizione. La modifica più una delle modifiche alle quali si pensa nell'immediato, non per i grandi reati, ma come istituto di carattere generale, è quella di iniziare, di fare iniziare il decorso della prescrizione dal rinvio a giudizio dell'imputato, ovvero dalla sentenza penale di condanna di primo grado. Certamente questo consentirebbe una diminuzione enorme delle dichiarazioni di prescrizione. Ora, suonano veramente ridicole affermazioni come quelle dell'onorevole Gasparri che imputa ai magistrati la responsabilità dei reati che vengono dichiarati prescritti. Ora, io dicevo prima che una percentuale estremamente elevata, pare attorno al 30%, dei processi si conclude con la dichiarazione di prescrizione. Non è assolutamente pensabile che sia imputabile ai magistrati una perdita di tempo che faccia giungere, che non consenta di pervenire alla pronuncia della sentenza. Vi è da dire, io lo dico per l'attività anche professionale che svolgo, vi è da dire che vi sono indubbiamente comportamenti dilatori, comprensibili perché esercitano un mandato nell'interesse di un imputato, atteggiamenti dilatori da parte dei difensori. Ma vi è una macchina della giustizia che è estremamente farraginosa, che è estremamente lenta, che è estremamente inadeguata in molti suoi istituti, così come è congegnata adesso, che appunto, assolutamente non per responsabilità dei magistrati, ma proprio per il meccanismo, per questa lentezza ontologica dell'attività giudiziaria, purtroppo non consente di arrivare all'accertamento delle responsabilità penali e determina la dichiarazione invece di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Bene, grazie l'avvocato Federico Bizzini, grazie Grazie a anche di voi. queste chicche, Grazie a di queste voi. riflessioni, e noi andiamo speditamente avanti. Ci vediamo alla prossima. Buona serata. Lascio il microfono subito dopo la pausa pubblicitaria, Renzi Seimbene, che condurrà il programma fino alla fine. Ci vediamo alla prossima. Funzionava?